Palio femminile, appena concluso Francesco Costa, La Spezia Centro. Soddisfazione o delusione? Grandissima delusione, grande amarezza, eravamo convinti, siamo partiti un attimo dopo, ci ha sorpreso lo starter, purtroppo nelle gare vince uno solo. Complimenti che ha vinto, sono forti anche loro, però noi non ci credevamo in questa gara qua. Niente, ci va avanti, vediamo le altre gare cosa succede. Sì, abbiamo visto la partenza appunto con quel vento che costringeva le imbarcazioni in una posizione strana e vi ha sorpreso veramente, ho visto che eravate ancora con la sagola non tesa. Sì, più che il vento forse non ci aspettavamo lo sparo, perché magari anche qualche altra barca è rimasta sorpresa, pazienza, si vede che doveva andare così. Amarezza è tanta, andiamo avanti. Bene, prossime gare, prospettive? Prossime gare alle 18, adesso ci sono i ragazzi junior, sono tutti ragazzi alla prima gara in assoluto, quindi abbiamo belle prospettive, vediamo, anche loro il vento sicuramente li penalizzerà perché non sono esperti. I senior, diciamo che siamo presenti, vediamo cosa succede. Bene, Francesco, grazie a te. Questo accordo con la Lega Navale sta funzionando, mi sembra. Questo accordo è un caposaldo dei principi statutari sia nostri che la Lega Navale, lavoriamo insieme, lavoriamo con soddisfazione, con risultati e speriamo di regalare alla Lega Navale, di regalarci insieme alle Granavare dei pali. Aspettiamo 19:30. Bene, grazie Francesco. Grazie a te, del supporto e del tifo. Grazie. La Spezia Centro. Appena terminata la gara, com'è andata? È andata, poteva andare meglio, diciamo così. Noi abbiamo fatto la nostra gara, abbiamo dato tutto quello che potevamo dare per quanto riguarda sia la tecnica che insomma... Mancava tutto. Tanto così, come mancava si dice. Mancava poco, sì, però sono state più brave. Sapete i tempi? No. Non ancora? Non avete voluto sapere non c'è ancora stato il tempo. Siamo ok. Terra. Partenza. Partenza ci ha colto un po' di sorpresa. Ho sentito dire anche le altre ragazze, tra l'altro. Sì. Infatti io per prima ho, diciamo, gergo tecnico sberciato la prima palata e quindi insomma, poi però dalla seconda siamo ripartite bene, però sicuramente non è stata una partenza delle nostre. Anche tu hai sofferto la partenza? Non è che ho sofferto, no, diciamo non sofferto, però è stato un po' inaspettato, sì. Non aspettato, esatto, secondo me che fossimo tutto... bene allineati. Sì, esatto, perché poi sentendo sì, ce ne siamo accorti ragazzi, tutti anche da terra. La sensazione è stata di tutte la stessa, quindi detto, cioè, è mancato qualcosa. Durante la gara mi sembra che il passo fosse buono. Sì, la prima vasca siamo andati su bene, un buon passo, abbiamo girato bene, poi tornare giù ci è mancato qualcosa, una sprint in più. Sembravate, per me eravate lì. Eravamo lì, ci è mancato un... Sembra che sei quella che ha sofferto di più questo piazzamento. Non penso, no. Siamo tutte un pochino deluse, però sì. Le gioie e i dolori si condividono tutti quanti insieme, quindi è andata così e la viviamo assieme. Bene, veniamo invece alla più piccola. E la migliore in barca. Sei stata bravissima. Sei stata bravissima, detta di tutte. Il vento ti ha dato un po' noia, mi sa. Sì. Come ho visto che all'ultimo hai calcolato, sei un po', diciamo, ti sei alzata per prendere la prima boa, perché eravate scarrocciate un po', vero? No, la più brava delle cinque. Sì, infatti per quello che dicevo... No, hai detto che sei andata a prendere la boa, hai calcolato bene, sei e ti sei brava. Allargata e hai fatto quello che dovevi fare. Guarda, sei stata bravissima. Hai fatto il giro perfetto, come lo volevamo L'emozione fare. Prende il sopravvento. Sì, lo so. Ci tenevamo tutte. Tra l'altro siete quelle che, visto dal mio punto di vista... avevano scarrocciato meno, perché ho visto le altre hanno corretto molto per andare sì, a prendere la boa. Perché per fortuna c'era il vento. I primi 2,50 eravamo un po' più a ridosso forse delle altre. Sì, esatto. Poi quando si esce dopo, sì, quando siamo usciti dalle barche, diciamo, il vento l'abbiamo preso anche noi, però... Insomma. Va bene, vi rifarete? Ormai il prossimo anno. Magari si rifarà qualcun altro, dai. Almeno io sono vecchia ormai, basta.
Vabbè, dire vecchia un parolone. Anche giovani. Sì? Anche tu, Molly? Anche mollate tutte? Ok, ti tocca ricostruire l'equipaggio. Partendo dalla timoniera, naturalmente. Sì, se restassi a Spezia, sì, volentieri. Però ho intenzione di... emigrare. Di emigrare, esatto. Ok, va bene. Niente, ragazze. E cosa c'è da dire? Complimenti a tutte, complimenti alla timoniera, che è molto emozionata, la migliore, brava. E... peccato, è andata così. Bene, comunque l'importante è prenderla sportivamente. Brave le vincitrici. Bene, ciao ragazze. Grazie, ciao.